più interessante del secondo turno è Club Brugge Real Madrid. Siamo all'Olympic Stadium di Brugge il 3 novembre del 76, sono le ore 20. Ci sono 33.000 spettatori a vedere questo gol al 18° di Lefebvre. È l'1-0 del Brugge sul Real Madrid. All'andata è finita 0-0 sul campo neutro di Malaga. Allo stadio di Malaga è finita 0-0 il 20 di ottobre del 76. Qui al ritorno seguiamo ora sull'1-0 l'occasione di Lambert, che mette fuori. Quadrato Lambert, numero 9. C'è un'altra opportunità da Colts, indietro è Coran a tirare, la palla è deviata da un difensore. Calcio d'angolo, su questo calcio d'angolo vedremo un'altra opportunità per il Bruges, che è già qualificato virtualmente. Bruges che schiera Jensen, Bastins, Krieger, Lekens, Wolders, Davis, Van der Eyken, Colts, Coran, Lambert e Lefebvre. Il colpo di testa è di un difensore del Real Madrid per il 2-0, il gol di Rubinian. Siamo nel recupero del primo tempo. Primo gol al 18° di Lefebvre, raddoppio adesso sull'autogol di Rubinian sul calcio d'angolo di Lambert. Il Real Madrid di Milanic schiera Miguel Angel, Uria, Benito, Sol, Camacho, Breitner, Velasquez, Rubinian, Jensen, Santillana, Guerini come 11 iniziale di questa partita. Siamo nel secondo tempo, all'82°, seguiamo questa occasione per il Bruges. Va giù un giocatore del Bruges, l'arbitro, signor Barnes, della Federazione Inglese, vede un fallo da rigore. Fallo dovrebbe essere su Coles. Ma a tirare è Lambert. Miguel Angel fa il miracolo, ma non basta. 2-0 per il Bruges, passa il Bruges.